Se ne vedono molti di cartelli come questi a Milano 2, così come quelli con scritto Vendesi e agenzie immobiliari. Se ne vedono tante e molte sono vuote. La crisi è arrivata anche nella Beverly Hills d'Italia. Passeggiando per questo quartiere, esperimento urbanistico innovativo messo in piedi esattamente 30 anni fa da Silvio Berlusconi, sembra di essere in una città perfetta. Nonostante sia schiacciata a sud dalla moschea, la più grande della provincia di Milano, e a nord dall'ospedale San Raffaele di Don Verzé, Milano 2 è ancora oggi un modello dal punto di vista urbanistico. È l'unico comune d'Italia interamente percorso da piste ciclabili. Le case, i ponti, persino i pali della luce sono colorati di rosso, terra di Siena per la precisione. Scuole, negozi e il famoso laghetto dei cigni, persino un distaccamento degli studi Mediaset. Un paese completamente autosufficiente, quindi. E forse questo è il vero problema. A Milano 2 si contano 6.204 abitanti, imprenditori, ingegneri, liberi professionisti. Vivono qui anche Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. C'è tutto quindi, ed è arrivata anche la crisi, come ci ha detto un esperto del settore immobiliare. È un mercato particolare, perché comunque è un mercato più che altro interno, nel senso che è difficile che per dire uno da Milano viene ad abitare lì. Beh, i prezzi sono altissimi. Sono spese molto alte anche perché poi sono condomini molte volte con portineria, con giardini molto ampi. Una coppia media standard non può andare a vivere a Milano 2. E la crisi? Dappertutto, cioè in tutta Italia. C'è già stata nel 2008, quindi continuerà anche quest'anno. Il mercato delle case quindi è fermo, costi eccessivi e poco appeal. Ma cosa pensano gli abitanti? Alessandro Fiorillo vive da 15 anni nella residenza Portici, una delle più antiche. Senza dubbio Milano 2 è un progetto ben riuscito. C'è secondo me dell'eccessivo allarmismo. C'è una crisi immobiliare che però è una crisi immobiliare che riguarda tutto il paese. E ovviamente tende a colpire di più i comuni dove il prezzo delle case al metro quadro è più elevato. Ci sono problemi riguardo alla, diciamo, la fuga generazionale, piccoli commercianti, cioè credo che siano tutti in crisi. Le spese condominiali sono senza dubbio eccessive rispetto ai servizi che offrono. Quanto? Ma intorno ai 5.000 euro all'anno. 5.000 euro l'anno, come l'affitto di un monolocale in zona Loreto. Una somma eccessiva anche per chi vive qui da tempo. Nonostante i campi di calcio e di basket, i VIP e i servizi, nonostante il laghetto dei cigni, a Milano 2 la fuga generazionale è una realtà, così come la crisi immobiliare.